il lavoro c'è il mondo, c'è il vivere sempre meglio. Cioè il lavoro deve avere un senso. Se ha un senso si crea anche un'occupazione. Ma l'occupazione è un aspetto secondario rispetto che ci fa. Quanti dei lavori che noi facciamo per creare posti di lavoro sono lavori di cui si potrebbe fare a meno? L'automobile privata. Dobbiamo renderci conto che per gestire l'automobile, mantenere l'automobile, noi lavoriamo 5 mesi all'anno tra ammortamento dell'investimento, manutenzione ordinaria, straordinaria, corpo, assicurazione, pezzi, eccetera. Noi lavoriamo 5 mesi all'anno per l'automobile. Se non avessimo l'automobile, noi potremmo, a parità di reddito di tutte le altre voci, lavorare 6 mesi e stare 6 mesi in vacanza. Allora, il problema è capire se è necessario lavorare tutte queste ore al giorno e avere uno stipendio che ci consente di comprare anche delle cose inutili, o se non è meglio lavorare di meno, avere uno stipendio più basso e non comprare delle cose inutili. Petrini, caro Petrini, racconta che noi spendiamo sempre meno per mangiare e spendiamo sempre meno per i telefoni circolari che sostituiamo. A me sembra una follia. Perché il telefono cellulare, a parte il fatto che hanno una loro utilità, ci hanno legato, fino a 15 anni fa non c'era nessuno. 10 anni fa è un attimo, è un quasi vicino della storia dell'umanità. Nella vita mia personale, è un periodo molto breve, la maggior parte delle mie vite è stata vissuta senza cellulare. Spendere sempre di meno per mangiare, invece significa utilizzare le cose, non basta dal punto di vista della salute. Mi sembra logico che andare al mercato e trovare dei banani che costano meno delle pesche di stagione. Com'è possibile? Io non mangiare le banane perché sono coltivate utilizzando delle cose che non sono consentite e sono coltivate sottopagando in maniera vergognosa la lavoratura. Perché le persone sono disponibili a prendere le banane tutto l'anno? Ma io un po' ti faccio uno scarto. Troviamo solo una volta a un convegno, andiamo a pranzo e tutti che prendono l'ananas, vi volete male voi, eh? È possibile che ci sia l'ananas tutte le stagioni? Sapete cosa costa portare qui? Ma se costa così poco, perché eccetera? Dobbiamo anche renderci conto che noi abbiamo tutta una serie di soldi indotti, di costi che ci continuano a lavorare sempre di più per avere dei servizi di cui potremmo fare a meno benissimo. Allora va tutto ripensare, non si può soltanto pensare a una riduzione di qualche cosa che mantenga intatto tutto il resto. È per la crescita una visione del mondo alternativa rispetto a quella attuale. Richiede tempo, richiede lavorazione, però non possiamo concepirla come qualcosa che si apre soltanto una fettina della vita, o una fettina del lavoro, ma una fettina della dimensione sociale. Questo è il discorso del sovrappeso del corpo. I risparmi energetici sono un po' una cosa, diciamo, esclusiva. Io parlo sempre di risparmi energetici, di efficienza energetica, di riduzione di sprechi, e non ho mai parlato di fonti alternative, come avete sentito adesso, non perché sia contrario a fonti alternative, ma perché sono contrario al fatto che in Italia abbiamo parlato prima di fonti alternative e poi di fonti alternative. Allora, secondo spieghiamo se tanto il centro dell'energia, non è logico pensare che il primo aspetto sia la sostituzione delle fonti. Se spieghiamo se tanto il centro dell'energia, il nostro sistema energetico è un segno curato, che disperde più acqua di quella che diventa meno. Se abbiamo un segno curato per riempire di acqua, non ci troviamo un altro problema, quello di avere la fonte di cui abbiamo, ma di chiudere il punto di esempio. E se chiudiamo il punto di esempio, poi lo sappiamo che dopo pochissima acqua. Siccome le fonti rinnovabili rendono meno il costo di tutte le fonti fossili, se le fonti fossili ci hanno consentito un sistema dissipativo, le fonti rinnovabili potranno sostituire le fonti fossili se il sistema rimane dissipativo. Il primo passo da fare è il rispetto. Il secondo è sostituire le fonti fossili con le fonti rinnovabili. La somma di questi due progetti, con questo tipo di scansione logica e metodologica, credo sia in grado anche di creare dei posti di lavoro interessanti. Quantitativamente, ben inteso, non ha sentito da nessuna parte che si debba continuare a lavorare 8 ore al giorno.
Napoli è una città complicata, difficile, però ci sono dei modi per utilizzare questa città. Se l'amministrazione fosse un'amministrazione diversa, potrebbe aiutare ancora di più a utilizzare la bicicletta e a lasciare a casa la macchina. E loro ogni mese fanno questa bicicletta collettiva, spostando su tutta la città. E hanno elaborato anche un progetto che è concreto, è possibile, diciamo, che loro vogliono presentare. Poi è velocissimo, noi ne approfittiamo per ascoltare. Anni da quando è uscito 15.000 addetti fotovoltaici, non so se ricordo. Quello che mi è stato sempre chiesto dalle persone, e attualmente si sono un po' attivati, perché pensano al business di vendere l'energia e di fare a così piccoli di pizzo. Voglio fare da verano sul terrazzo, voglio aumentare il mio volume abitativo, allora possiamo fare un fotovoltaico. Quindi anche nelle classi viaggiate più corte, che la clientela che chiama da dentro e da voi è sempre qualcuno che ha un livello culturale maggiore e un reddito economico maggiore, vuole continuare in legalità. Io sono contro l'uso della radio nazionale, propongo riscaldamenti radianti, la gente conosce la tecnologia per il telecomando. Ho caldo, voglio il freddo, ho il freddo, voglio il caldo. Non capisce tutta quella serie di sistemi per quale la implementazione, tutto il resto che c'è dietro, probabilmente non voglio ripetermi, ma vuole continuare in uno status quo perché ha interesse ad avere ancora di più potere d'acquisto per comprare l'utilità. Quindi in definitiva io sono in una dimensione lavoretica che sto abbandonando il mio mestiere, perché a Napoli non si può fare, siamo una città del sole come fortuna. L'ultimo episodio a Bagnoli si sta ultimando un lavoro di un enorme edificio che sarà vicino al luogo di salute, è tutto completamente rivestito in vetro, fronte mare, circostruzione a sud, potrebbe essere una centrale elettrica. Non c'è un parametro di ecosostenibilità privata, né per il fotovoltaico integrato, perché quello che oggi è Valenza è l'integrazione del fotovoltaico integrato. Non il fotovoltaico che vada a pastellare nel futuro, ma il fotovoltaico che diventa elemento strutturale della terra. Quindi l'involucro che interagisce con l'ambiente costruito e l'ambiente naturale. E questo dà vantaggi nella qualità abitativa e tutto il resto. Quindi io credo che in una realtà del genere c'è bisogno di una responsabilità. Quando tu parlavi che la persona deve rischiare il primo e non volere i soldi, lo Stato cosa mi dà, io cosa ci guadagno, tutto questo non sarà possibile. La ragione di più per me è dire che abbiamo bisogno di una nuova forza. La massa, per chi non la conosce,